Hey guys, come promesso l'avevo detto, poi non so se questo video uscirà o questo sabato o domani, quindi domenica, ma oggi ritorniamo ad andare di nuovo allo stadio Renzo Barbera, soprattutto perché oggi c'è una partita fondamentale che è Palermo-Cesena. Saremo addirittura più di 25.000, quindi sui 30.000 tifosi, cosa che non si vedeva dai tempi del Palermo quando sale in Serie A, ecco. E che dire ragazzi, mi raccomando lasciate like, commentate, iscrivetevi perché questo è un video secondo me uno tra i più importanti, se non il più importante del mio canale, perché comunque ragazzi veramente io già sono in tensione, ancora a meno 2 ore dalla partita e quindi niente ragazzi, speriamo veramente in una vittoria, guarda, e speriamo anche che magari Lentella faccia il suo dovere appunto per cercare di non andare ai playout. Noi lottiamo per andare in Serie A, loro lottano appunto per salvarsi, quindi è una cosa fondamentale per noi soprattutto vincere, soprattutto perché questa squadra non merita la Serie B. Soprattutto la città. I giocatori devono dare il 100% per quello che riescono a fare. Sicuramente sarà un bello spettacolo, ragazzi. Quindi mi raccomando, ci becchiamo dentro lo stadio. Daje!
prima di vincere il secondo. Iniziate il secondo tempo da 20 minuti, è ancora 0. Dai ragazzi. In Palermo sostituisce il giocatore numero 14. Dai. Alexander Trajkovski. Vediamo cosa sa fare. 37esimo. Non è finita però, non c'è il portiere. Sta per essere medicato. Bello ragazzi, scusatemi se non ho potuto registrare diciamo le ultime parti magari della partita, ma che purtroppo per motivi di sicurezza, quindi per il fine di partita, non sono riuscito per il semplice fatto che me sono andato un 2-3 minuti prima dai 5 minuti di recupero, perché come ben sapete il Palermo ha pareggiato contro i gemellati del Cesena, che veramente ringrazio la curva, veramente, cioè quei pochi tifosi di Cesena che sono venuti e hanno tifato per il Palermo hanno avuto dei cori contro il Catania, vabbè, in senso hanno fatto vedere comunque il suo gemellaggio, l'hanno dimostrato insomma ai palermitani. Su questo comunque non ci piove. Complimenti al Cesena che ha ottenuto questo punto. Il calcio è così. Voi purtroppo si vede sempre che il calcio dicono vabbè, ora il Palermo perché deve andare in Serie A sicuramente gli danno la partita. Non è così. La squadra doveva giocare al 100% dal primo al secondo tempo. So che fisicamente i preparatori hanno per tutta la stagione creato veramente dei casini enormi alla squadra e alla società, facendo infortunare per 41 volte i giocatori del Palermo tra titolari e panchinari. Cioè, tanto che tante volte c'è stata la disponibilità soltanto dei giocatori della primavera, che avete visto nel video, hanno salutato la squadra, sono arrivati primi in classifica, hanno battuto il Cagliari e sono alle final eight per lo scudetto. Adesso ci tocca giocare i playoff. Io francamente non volevo farvi vedere tipo io che diciamo mi commuoveva a vedere questo fine di partite, perché francamente dico Coronato che ha sbagliato quel rigore che alla fine si è rivelato decisivo, la parata di Pomini che è stata decisiva e in una circostanza sul Cesena che poteva segnare il gol dell'addio, cioè proprio abbiamo avuto la speranza fino alla fine. Ci hanno dato quei 5 minuti, è vero che magari ci hanno fatti perdere 7 perché quelli del Cesena non si muovevano, hanno avuto degli infortuni, però sapete, la squadra è questa, dobbiamo crederci fino alla fine. Io da tifoso un pochettino sono stufo, perché vedo una squadra che non lo so, non lotta più, non ci crede più. Al di là se tu cambi un allenatore ogni volta, la colpa è di Zamparini, non potete dirmi di no perché è così. Tu fai una squadra, gli uomini vanno in campo e devono dare il 100% per quello che sono. Ma se tu poi mi viene a mettere slavi, croati, per me la squadra non esiste più. Perché sai, la squadra appartenente alla propria città devono giocare i palermitani. La Gumina oggi, per carità, per quello che si è mangiato, abbiamo avuto due occasioni con la Gumina e diciamolo chiaramente che se li è mangiati. Poi Coronado, francamente c'erano due rigori, però uno ce l'ha fischiato e siamo riusciti anche a sbagliarlo. Nel secondo tempo ragazzi, calo fisico. La squadra è così. Purtroppo ora siamo ai playoff. Non so chi affronteremo, ora manca l'ultima partita con la Salernitana. Noi ci credevamo perché pensavamo che magari Lentella dasse il 100% col Frosinone, che Frosinone giocava come noi, come una squadra della classifica di destra. Cioè soltanto di 2-3 posizioni c'è la differenza tra Cesena e Lentella. Tra l'altro il Cesena è la squadra più perforata insieme a Ternana, se non mi sbaglio, e non siamo riusciti a tirare. A parte le parate che ha fatto Fulignati, ex Palermo, che ha fatto veramente una bella prestazione, non ci siamo ragazzi. Mi veniva da piangere soltanto lì. E quindi boh. Spero che il video vi piaccia ragazzi. Io mi auguro, cioè fatemi sapere voi sotto i commenti cosa ne pensate di questa partita, per chi l'ha vissuta, e soprattutto magari datemi un vostro sondaggio, fate un piccolo sondaggino se magari pensate che il Palermo ci può ancora credere alla Serie A. Francamente io da palermitano e da tifoso dico sempre crediamoci, ma per la squadra che abbiamo adesso, mi dispiace dirlo, non ci possiamo andare. Vale la pena costruire una squadra tutta italiana, cioè come fa l'Atletico Bilbao, che al di là che si basano sulla religione di quelle squadre di calcio spagnole, però mettere una squadra palermitana, italiana, secondo me dava di più di uno straniero. Tutto questo ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Bella. Ghiaccio l'arancio, saporini.